qua. Bentornati Massimo, Andrea, bentornati, e Paul. Allora, visto che facciamo una breve, riassunto delle puntate precedenti, per chi non c'era stamattina, Paul Buchmaster, eccolo qui alla mia sinistra, è stato contattato da Massimo e da Andrea. C'è qualche microfono che fischia? No, ecco quello. Forse. Perché forse tenendolo lì fa un po' questo rumore. E per questo progetto che vi chiedo di raccontare di nuovo al pubblico del film, anche perché lo raccontiamo brevemente, perché tra poco vi sentiamo e quindi le parole, come dire, lasciano spazio alla musica. No, sono già stati. Siete già. Hanno già. Allora, tu renditi conto, noi siamo qui confinati. No, perché in questo io le ho visti. Ah, perché. Vabbè, allora, però così è facile. Allora, raccontateci com'è andata. Che beh, mi sembra. È andata. Intanto, Joss, dici è andata tu la tua. Bene. Allora, loro si sono presentate anche con una sezione di violini. Io aspettavo questa sezione di violini e la batteria. Purtroppo abbiamo i nostri impegni. Ho sentito la prima canzone, ho sentito parlare di Antonello. Dimostra che ero presente, c'era, giusto? C'era. Va bene. Lui era al pianoforte, lui era vestito con una giacca nera con tutti i brambour, dunque questo confermi? Confermo. Ok, dunque il mio lavoro l'ho fatto, sono passato, lui allora, ha veramente una grande voce e veramente una forza sul palco incredibile, e devo dire che l'abbinamento tra loro è veramente molto molto forte. Io aspettavo dei momenti con l'insieme dell'orchestra, ma purtroppo gli impegni, posso fare 10 minuti e poi devo tornare a casa, come in questo momento mi piacerebbe di essere fuori, però sono qua. Va bene, devo dire che questo progetto è molto forte e molto interessante, soprattutto nella parte testo anche delle musiche. Le musiche sono perfette, ma c'è anche un discorso testo che è molto importante. Cosa ci raccontate di Max & Friends? Max & Friends, come abbiamo detto anche prima, più vicino Michele gruppo. Posso fare cambio di microfono perché io ho un tono molto alto. Max & Friends è un gruppo nato uguale. È perfetto. È un gruppo che si è formato quasi per caso, per una fortunata combinazione di cose. Conoscevo già Andrea Manfrini da diverso tempo, aveva pubblicato un bel CD nel 2014 che mi aveva consegnato. 2013, chiedo scusa. Paul Buchmaster lo conoscevo non di persona, ma da quando ero ragazzino è sempre stato uno dei miei idoli musicali. E si può dire che è presente nel 80% dei dischi che ho a casa. E avevamo fatto una canzone, era uscita nel corso del 2014, che si chiamava Giorni pesanti, interpretata da Giuliana Danzé, e così la canzone arrivò all'orecchio di Paul Buchmaster, che mi disse: ma perché non collaboriamo assieme, perché non lavoriamo, non facciamo qualche cosa? Così dal niente è nata una canzone col testo di Antonello Sanna, al quale ha lavorato anche Andrea Manfrini, e è stata la prima canzone di questo progetto, e da lì siamo qua. Ora lascio la parola a Andrea Manfrini, che è meno timido di me e più scaltro. Sicuramente sul palco non è timido per niente, però magari il momento di intervista mette un po' in agitazione. Devo essere onesto, forse è la parte più sì, perché di solito io mangio la coscia, lei i bracci e piego le orecchie. Ben cotta sempre, sempre. Okay. No, rispondendo alla tua domanda di prima, il nostro progetto è un progetto che vuole cercare di fare del pop di alta qualità, quindi con musiche di alto livello, con studi armonici e melodici che solo poche persone come Paul sarebbero in grado di fare, e chiaramente anche l'aspetto testi è un aspetto fondamentale se vuoi fare musica di qualità. Si può parlare di sole, cuore, amore, però si può anche cercare di... È in fondo è una vecchia
è una vecchia diatriba, fin dai tempi dei Latini, ai tempi di Catullo si ragionava se la poesia e il cantato dovesse essere di sollievo oppure dovesse essere educativo. Noi cerchiamo di fare una cosa che sia bella e che nello stesso tempo dia anche un messaggio. A livello armonico devo dire che si sente un grosso lavoro di questo punto di vista, anche solamente te alla chitarra per il primo pezzo che ho sentito c'era un suono un piacevole riscontro con il testo, e questo è indubbio. Ti ringrazio. Anche perché tu, Andrea, sei compositore, autore e voce solista, quindi sei, come dire... Sì, poi dopo, do anche il cencio in terra e, e lavo i piatti, eh. Però non pulisco mai il bagno. Non si può fare tutti. Quali saranno i prossimi appuntamenti di questo vostro progetto? Allora, innanzitutto termineremo il CD al quale stiamo lavorando, che uscirà nei primi mesi Diciamo quando uscirà. Prevediamo il primo semestre 2017. Ora abbiamo avuto lo stop, purtroppo, certo, dovuto a Torello, poi problemi burocratici che si sa che possono venire fuori. Prevediamo l'uscita prima metà del 2017. Bene. È preceduto però da due singoli, sì. Da due singoli adesso imminenti, penso già che 18, massimo dicembre usciranno. Comunque, come dire, gli elementi ci sono tutti, si tratta, come dire, cioè, l'album è praticamente pronto, si tratta di rifinire le ultime cose, insomma. E di registrarlo anche. Certo. Bene, a questo punto io vi ringrazio molto di essere stati qui, per noi è stato un grande piacere. Mi associo. Perché io purtroppo non vi ho sentiti, speravo di riuscire a recuperare qualche minuto, e quindi il discorso del CD mi interessa molto. Quindi, insomma, come possiamo anche trovarvi? Avete già un sito di riferimento per lasciare, insomma, la possibilità a chi volesse approfondire la vostra musica di ricontattarvi? Allora, per ora abbiamo una pagina Facebook nostra, Max and Friends. Max and Friends. È proprio uguale al titolo. Facebook in questo ci aiuta perché sì. è un primo tassello. Il sito è Under Construction, bene. Sarà disponibile a breve. A breve. E allora segnate questo sito perché, insomma, Max and Friends li trovate a questo indirizzo. Io ringrazio ancora Paul, Andrea e Max di essere stati qui in nostra compagnia. È stato un onore veramente potervi ospitare su questo stage e sull'altro, e comunque di avervi i nostri ospiti. Ci è piaciuto raccontare questa bella storia di musica che avete messo in piedi. Vi ringrazio molto. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti.